La città di Montefano ha abbracciato l'esercito dei corridori arrivati per la 19ª edizione della Marcia Longa, organizzata con sempre più attenzione e professionalità dalla podistica Montefano. Oltre 600 i partenti quest'anno tra le mura cittadine, con la linea d'arrivo sempre all'interno del piccolo ma suggestivo centro della provincia di Macerata. I primi a dare il via alla Marcia Longa Montefanese sono stati i più piccoli, che sulla distanza dei 500 metri e del chilometro hanno offerto quello spettacolo che solo lo sport e l'atletica in particolare sanno offrire: entusiasmo, divertimento, passione. Poi è stata la volta della partenza dei 4 chilometri e del gruppone impegnato nella 10 chilometri e 300 metri. Impressionante la macchia di colore che ha ufficialmente aperto la Marcia Longa Montefanese edizione 2012. Per qualcuno è stata l'occasione per ritrovare o mantenere la buona forma di fine estate, per altri gli atleti veri una gara nella quale confrontarsi prima con se stessi e poi con gli avversari. In un percorso ondulato con alcuni saliscendi non particolarmente complicati ma comunque presenti, la 10 km ha offerto spunti interessanti per chi ama la corsa e ammira la tenuta fisica e mentale di questi corridori allenati alla fatica e abituati al sacrificio. La mattinata di domenica, come da previsioni meteo, è stata caratterizzata dal gran caldo, con temperature sopra i 30 gradi, subito dopo la partenza fissata poco dopo le 9. Alura ed Afa l'hanno fatta da padrone sul tratto di strada percorso dai corridori, con i migliori, che li vediamo anche in queste immagini, hanno viaggiato insieme per un bel po'. Belle queste immagini che raccontano di una gara a cui tutti possono partecipare, ritmo sostenuto per i migliori, gli altri se la prendono comoda, visto anche il caldo non c'è nulla da rischiare, ma i migliori, quelli più allenati, quelli che percorrono quasi quotidianamente queste o altre strade, scelgono di dare il ritmo alla corsa, altri scelgono un'andatura più lenta, c'è anche chi si fa una bella camminata. Vediamo anche sulla destra del teleschermo questo nuovo marciapiede, che è un po' l'orgoglio dell'amministrazione comunale, che è stato proprio inaugurato ufficialmente dalle gambe ai tanti di questi atleti ed atlete. Ecco i tre che arriveranno sulla linea del traguardo, che fino a questo momento viaggiano assieme. Al centro Stefano Sani, alla sua destra c'è Bussolotto e poi Federico Cariddi. Le gambe e i piedi di questi atleti, notare i muscoli e la perfetta andatura. Adesso c'è il tempo anche per un po' di ristoro, tanta acqua visti i gradi, e grande organizzazione della podistica montefanese che ha consentito a tutti, davvero a tutti, di potersi idratare costantemente, e ce n'era davvero bisogno. Questo è un altro tratto che fotografa il percorso, vediamo come in molti provino a tenere un'andatura sostenuta per arrivare sulla linea del traguardo con soddisfazione. Qui una leggera discesa in un percorso che non ha proposto grandi difficoltà, ma che invece ha offerto spunti interessanti non solo per i muscoli, le gambe dei corridori, ma anche per gli occhi di coloro i quali hanno scelto questa maratona non tanto come prova atletica, quanto per godere il paesaggio che Montefano con questa strada propone. Sani, Bussolotto e Cariddi sono loro a fare il ritmo, seguiti da un ciclista che tiene il tempo e che quindi aiuta questi atleti a percorrere il tragitto in sicurezza e con relativa tranquillità. Ancora un ristoro, questa volta ne beneficia Bussolotto al giro insieme a Stefano Sani, leggermente attardato Federico Cariddi, che poi chiuderà al terzo posto,
Lo vediamo in questo giro, cerca di recuperare terreno sulla coppia che sta tenendo il ritmo. Arriva anche Giacomo Sani che chiuderà poi al quarto posto, il figlio adolescente di Stefano, mentre Silvia Sani, sempre della famiglia, chiuderà al secondo posto dietro Elisa Mezzelani, la gara riservata alle donne. Ottimo il servizio di corsa con la protezione civile e tanti volontari della podistica montefanese a rendere sicuro il percorso, e atleti in grande sicurezza per quanto riguarda questi 10 chilometri e 300 metri. Si controlla l'orologio per vedere il cronometro che cosa segna. Ecco un altro gruppone al giro di boa, la fatica sul volto di questi atleti corridori, molti moltissimi sono amatori, e dunque grande merito a loro per aver scelto questa gara nonostante il caldo, nonostante la fatica che essa comporta, ma grande soddisfazione all'arrivo per tutti, con premi riservati ai migliori, ma non soltanto. Ci sono anche dei ciclisti che affiancano i corridori, per loro una passeggiata in sella alla due ruote, ad accompagnare invece chi ha scelto solo le gambe per trascorrere una domenica tra divertimento, passione ed agonismo, come quello che vediamo in occasione di Doriano Bussolotto e Stefano Sani, due atleti abituati a questo tipo di gare, molto capaci. Ecco un altro ristoro, ne approfitta Cariddi, un po' di acqua per idratarsi, poi saranno i volontari della podistica montefanese a ripulire il percorso. Ancora ciclisti, bella questa immagine con due frati che, muniti di zaino in spalla, percorrono questo tratto di strada, probabilmente sono diretti ad un vicino monastero. Corrono invece, e a ritmo elevato, Doriano Bussolotto e Stefano Sani, inquadrati dal nostro operatore in sella alla moto fornita dall'organizzazione. E poi acqua per tutti, salta il primo ristoro Doriano Bussolotto, non si fa sfuggire il secondo e via di nuovo a correre. Più indietro Stefano Sani, lo stacco, dicevamo, di Doriano Bussolotto, che segna probabilmente. Si volta Doriano Bussolotto, lo stacco per il corridore dell'Atletica Potenza Picena, che stacca di netto Stefano Sani e a grandi falcate si avvicina alla vittoria finale. Dopo 4 mesi di stop alle gare sono ritornato alla vittoria, è andata bene, anche se Stefano sta molto bene, mi ha fatto sudare questa vittoria. Una gara che hai pensato come? Siamo stati insieme, io, Stefano e Federico Cariddi, fino al giro di boa, e poi siamo andati via io e Stefano, e all'ultimo chilometro ho staccato Stefano. Il percorso che conosci, però, ecco, come lo trovi? Il percorso è bello, è ondulato, la difficoltà è il caldo, se no il resto
Non è durissimo. Gli allenamenti come stanno andando? Quali sono i tuoi prossimi impegni? Gli allenamenti stanno andando bene. Adesso il 5 parto con Andrea Cionna per le Paralimpiadi, che faccio l'atleta guida, che lui fa il 9 la maratona alle Paralimpiadi, perciò accompagno lui. Beh, una bella emozione, e poi magari si arriva anche qualche piazzamento importante, tanto lavoro però ripagato. Sì, comunque accompagnare Andrea è una grande soddisfazione, perché è un grande atleta, perché fare 2:31:59 in una maratona per non vedenti è da ammirare. Alle sue spalle è arrivato Stefano Sani, extra filottrano, che ha corso su un tratto a lui conosciuto e anche confacente. Buona la condizione di Stefano, che si conferma atleta preparato e sempre competitivo, caratteristiche che condivide con il resto della famiglia, con i figli, autori di un'ottima prova. Sì, qui a Montefano mi ripeto sempre, però è come correre in casa, è pochi chilometri dal paese dove abito io, che è Filottrano, e ogni volta che vengo qui è un piacere. Poi correre con i miei figli, con tutto il gruppo della mia squadra, poi ci siamo venuti numerosi, è anche più piacevole. Parliamo della tua gara, secondo, dietro a un grande atleta che qui è abituato a vincere, però insomma per te è stata una bella gara. Ah, sicuramente, correre insieme a Doriano Bussolotto, che è conosciuto a tutti, è un grande atleta, è sempre un onore. Finché ce l'ho fatta sono stato con lui fino al penultimo chilometro, poi mi ha preso quei 100 metri, io non ce l'avevo più, e comunque sì, è andata bene, nonostante tutto. Seconda come papà, Silvia, anche per te una gara difficile, faticosa, visto anche il caldo, però il fisico, la prestanza c'è, quindi adesso ti godi questa bella vittoria. Sì, adesso sono anche molto contenta, perché all'inizio pensavo di non poter fare questa gara, perché sono ancora una allieva, e quindi quest'anno solo è entrato la possibilità di poter fare anche gli allievi le gare 10 km, e questo mi piace molto, perché io preferisco le gare più lunghe che quelle corte. E comunque è una gara bellissima e anche molto piena di ristori nonostante il caldo, quindi è anche più facile correre. Giacomo, per te quarto posto, papà è ancora irraggiungibile, diciamo così, però anche per te, insomma, di strada ce n'è ancora tanta e immaginiamo un bellissimo futuro. Sì, speriamo vada bene. Babbo ancora è abbastanza forte, si fa valere. Comunque sì, oggi è stata una gara fantastica, appunto come diceva anche mia sorella, era ben organizzata con i ristori e tutto. Sono stato molto contento anche del piazzamento, quarto, visto che c'erano anche molti atleti, diciamo, di livello, appunto come Doriano, c'era Federico Cariti che è arrivato terzo, e anche Micucci, che è un grande amico e cui siamo arrivati insieme oggi, e sono stato molto contento appunto del risultato, e poi insieme, anche visto che anche il resto della mia famiglia è andata bene, ancora meglio. Andrea Cionna, tutto pronto per Londra, prima ci si allena, e una bella gara per te qui a Montefano, una marcia lunga, com'è andata? Abbastanza bene, un bel test 2 settimane prima della partenza, no, bella gara, un percorso un po' collinare, dovevo fare infatti un lungo collinare, qui è stata perfetta. Senti, cosa ci dobbiamo aspettare da questo grande appuntamento che ti vedrà comunque protagonista? No, non lo so, io vado su sicuramente per puntare a uno dei 3 posti del podio, però comunque sia ci sono anche gli avversari, e perciò sicuramente sarà difficile, però io ho fatto una buona preparazione e ce la metterò tutta. Senti, anche la tua guida è andata benino oggi, quindi insomma anche per lui un momento importante questo, ci diceva di quanta emozione ci sia a stare a fianco a te. Sì, oggi ha fatto gara per conto suo, io ho corso con altri 2 ragazzi che poi adesso torniamo giù di corsa fino a Osimo, è un bel chilometro, parecchi chilometri, no, è tutto bene, sta andando. Per quanto riguarda la classifica femminile, a tagliare per prima il traguardo l'atleta della SEF Stamura Ancona, protagonista di una prova brillante su una distanza che le ha permesso di dare il meglio, nonostante anche per lei il caldo soffocante.
Elisa Mezzelani ha tagliato il traguardo per prima nella 10 km, una giornata calda, è andato tutto bene per te però, com'è stata questa gara? È una gara molto piacevole, era organizzata molto bene e nonostante appunto l'afa di questa mattina c'erano tantissimi ristori, quindi veramente un complimenti a grande all'organizzazione, eravamo sempre continuamente idratati e giustissimo perché altrimenti non riesci a fare una gara così lunga, quindi veramente un piacere correre in una gara talvolta anche ombreggiata, quindi anche questo piacevole, almeno ci permetteva di arrivare bene al traguardo. Tutto facile per te? Sì, insomma, un grande sacrificio, comunque sì, quando hai insomma un bel allenamento alle spalle sicuramente riesci a percorrere bene una gara come 10 km. Prossimi impegni? Dunque, mi piacerebbe fare qualche mezza bella mezza maratona a ottobre, quindi quando sarà un pochino più fresco, anche se io il caldo lo resisto bene. E adesso domenica mi piacerebbe fare Loreto e poi insomma una gara molto lunga, 15 km, quindi mi preparo bene così per una mezza. Complimenti. Grazie, grazie. Ma dicevamo di come questo di Montefano sia ormai diventato un appuntamento immancabile per i tanti amanti della corsa e della media distanza, che qui ogni anno trovano grande organizzazione e competenza, merito di uno staff affiatato e collaudato che pensa proprio a tutto, dall'accoglienza con il pacco gara firmato Vino a Cattoli di Montefano ovviamente, a tanti premi belli ed importanti, ai punti ristoro sia lungo il percorso sia all'arrivo. Per molti quindi un'occasione di sport all'aria aperta all'insegna del divertimento, dell'amore per la corsa, della socializzazione. Tra i numerosi partenti abbiamo scovato anche due amministratori locali che hanno partecipato a questa edizione della Marcia Longa Montefanese. Sentiamo con quale spirito. È stata una bellissima passeggiata, organizzata bene, ci siamo rilassati, per un'ora non abbiamo pensato ai problemi, ormai ci ritroviamo di nuovo sopra, però serve anche questo, ma serve anche per socializzare, molta gente, molti ragazzini, visto anche qualche diversamente abile, che accompagnato, una cosa estremamente positiva. Intanto ci si gode il territorio, no? Questa risorsa che è di tutti. Questa risorsa che è di tutti è che nessuna crisi potrà toglierci, è l'unica cosa che dobbiamo cercare di conservarla perché è la cosa più bella che ci abbiamo. In queste nostre realtà dei piccoli comuni, che sono, ho fatto una passeggiata con gli amministratori, abbiamo parlato dei problemi, abbiamo parlato di soluzioni e diciamo così poi parlare con tranquillità rispetto ad altri momenti dove c'è più tensione secondo me è molto più produttivo. Poi vedere le cose piuttosto che raccontarle è meglio e quindi vedere sul posto alcune situazioni. Qui abbiamo un problema con la realizzazione di una rotatoria importantissima per la viabilità provinciale. Mi sono reso conto che i lavori sono fermi da troppo tempo e quindi domani solleciteremo, diciamo così, a riavviarli o comunque a concluderli perché siamo fortemente in ritardo. Ecco, vedere di persona piuttosto che sentirsi raccontato, a volte anche i racconti vengono strumentalizzati, diciamo è molto meglio, quindi molto positiva la giornata e poi sento diciamo che aver fatto questi 10 km, 12 km che non erano sicuramente alla mia portata, però averli completati è un grande risultato. Per le premiazioni, coadiuvati dallo staff della podistica montefanese, sul palco sono saliti il sindaco di Montefano e l'assessore provinciale Lippi, entrambi rapiti da questa manifestazione che ha saputo mettere in luce le bellezze del territorio evidenziando il legame sport-turismo-accoglienza. È la 19ª edizione di questa Marcia Longa Montefanese, i meriti agli organizzatori sono veramente da inviare, chi ha pensato di fare questa manifestazione da tanti anni li abbia tutti. È per Montefano un avvenimento, un evento che oramai è tradizionale e quindi pieno soddisfazione per la comunità montefanese, per l'amministrazione comunale che mi onoro di rappresentare. Oggi è una giornata tutto sommato abbastanza ventilata e quindi anche sotto l'aspetto climatico ha avuto un suo svolgimento piuttosto confortevole, non ci sono stati fatti così di manchevolezze fisiche da parte dei concorrenti, i concorrenti sono stati di un'entità sempre superiore, quest'anno mi dicono che sono oltre 600, quindi ecco,
da parte nostra la massima soddisfazione. Oltretutto è stata l'occasione per l'inaugurazione di fatto da parte dei tanti agonisti della zona, non soltanto della zona ma anche delle intere Marche, per poter praticare e calpestare un'opera di cui andiamo fieri, che è il marciapiede che collega Montefano alla vicina frazione di Montefano Vecchio, un'opera che abbiamo da poco compiuto e che rappresenta per la nostra comunità un'importante realizzazione, una struttura veramente desiderata e credo che sia stata anche apprezzata dalla popolazione. Bernardo Lippi, la provincia di Macerata, accanto a tante manifestazioni, anche questa marcia longa, perché è certamente sport ma è anche molto altro, lo si vede dallo spirito con il quale gli atleti e non affrontano questa gara. Tra gli altri abbiamo visto anche qualche amministratore politico, non lei, però insomma lo spirito è quello che conta. Sì, ma soprattutto è divertirsi usando lo sport. Oramai la classica dicitura dei nostri medici ci dice che bisogna camminare, correre, fare movimento. Stamattina l'hanno fatto divertendosi, tantissime persone, tantissimi partecipanti, tra cui amici. No, ho visto Franco, il sindaco Santa Lucia, c'erano anche tanti amministratori, quindi bene divertirsi, bene ma soprattutto unirci in queste manifestazioni. La partecipazione delle istituzioni è fondamentale per dare una garanzia di presenza e soprattutto coordinare quelli che sono questi eventi per promuovere anche il territorio, perché stamattina il sindaco ne ha approfittato per collaudare il marciapiede e quindi e fare una delle opere fondamentali che le amministrazioni, chi amministra le comunità, devono garantire i servizi, e questo è il nostro compito. A proposito di territorio, queste sono occasioni proprio per ammirarlo, no? Siamo qui a Montefano, un percorso che parte dal centro storico, poi si apre questo territorio che potrebbe anche cambiare a livello giuridico amministrativo, ma resta un punto di riferimento nel cuore, nella storia, nella tradizione. Ma io penso che passato il caldo estivo i cambiamenti non ci saranno, perché forse qualcuno ha preso qualche insolata forte quest'estate, e allora non si può cancellare anni di storia, di tradizioni, ma soprattutto quelli che sono i servizi ai cittadini. E lo sconvolgimento porterebbe a un disastro amministrativo e i cittadini verrebbero confusi totalmente. Quindi se noi vogliamo riprendere quello che è il discorso di democrazia rappresentativa, dobbiamo garantire anche che le rappresentatività operi in modo corretto, e i processi si costruiscono dal basso. Io sono convinto che l'autunno riporterà a miti consigli quelli che sono la gestione di confini, oramai storia, cultura, arte, tradizioni sono consolidati nel tempo, non si possono stravolgere con decreti così all'ultimo minuto. Allora io sono convinto che queste manifestazioni servono anche per consolidare e far vedere quanto è il nostro territorio è coeso in tutti i settori, e questa è una delle presenze istituzionali che sono necessarie per garantire anche questa coesione. Fabio Baldoni, podistica montefanese, anche quest'anno grandissimo successo per questa manifestazione, ci dice un po' quali sono gli ingredienti, come ci riuscite? Ma noi ci riusciamo perché siamo partiti con una partecipazione minore ai primi anni, poi man mano abbiamo capito che cercando un po' di coinvolgere i podisti di coloro che magari partecipano in maniera non agonistica, e quindi con questa ricetta abbiamo allargato la partecipazione, anche perché vogliamo cercare di dare premi un pochino, non dico a tutti, ma quantomeno premiare il massimo dei partecipanti, anche quelli che arrivano centesimo. Quest'anno quindi, numero di partecipanti? Ha superato i 600, quindi arrivare a 600 per noi è un,
è un traguardo, diciamo, che ci eravamo dati, quindi l'abbiamo pure superato. A proposito di traguardo e partenza, la novità è essere qui all'interno della città. Centro storico, sì, perché essendo storico tanto è una cosa anche che è un classico, richiama più gente, cioè c'è più tranquillità, non c'è traffico. Quindi anche più bello, no? È anche più bello, tanto dove c'è, diciamo, le cose più storiche del paese. Avete pensato anche ai più piccoli, no? Per loro è un'occasione per correre insieme a mamma e papà o vicino, e però è un bel avviamento allo sport che è sempre importante. Sì, perché tanto loro magari che vengono con i genitori oppure vengono di spontanea volontà, è un modo anche per avvicinarli meglio alla corsa, così capisce che non è una cosa faticosa, però è piacevole, perché alla fine quando si arriva fa piacere a tutti. E poi i più grandi, dicevamo, non è una corsa agonistica, però chi vince sono dei veri e propri atleti, anche quest'anno minutaggio interessantissimo, quindi grande apprezzamento per il percorso, insomma questi 10 chilometri fanno curriculum. Sì, sì, la corsa non è lunga, però è un leggero saliscendi, quindi si fa piacevolmente, quindi è adatta un po' a tutti quanti, quelli che vuol correre per vincere e quelli che vuole invece fare la corsetta così come partecipazione. Infatti abbiamo visto anche amministratori, semplici persone che sono arrivate per godersi anche il territorio, ci hanno detto. Sì, perché siccome è una strada che costeggia la collina, quindi vedi fino al mare, fino al Monte Conero, cioè vedi un paesaggio che magari per molti è sconosciuto. Quindi avete sconfitto il caldo, è stato detto di quanto abbia funzionato tutto, dai ristori lungo il percorso fino all'accoglienza qui, quante persone ci sono che collaborano? Non lo contate, comunque saranno una quarantina, 50, tra tutti quelli che ci danno una mano. Per grande volontariato, grande protezione civile che ci fa da custode lungo il percorso, e quelli che invece collaborano qui a preparare per l'iscrizione allo stand saranno una quarantina. Siete stati bravi invece, e davvero in questo periodo non è semplice, a trovare le aziende che vi danno una mano e che fanno sì che tutto questo sia possibile, dai premi all'accoglienza a tutta l'organizzazione. Sì, beh, quella è una, per la base economica è importante, perché se non ci fossero loro dovremmo ridimensionare molte cose, invece così ci possiamo permettere, diciamo, un pochino più di premi, dare un po' più premi a tutti. Ecco, però ovviamente nel momento di crisi c'è chi magari o ristringe oppure magari non accetta, diciamo, questa forma di contribuzione, anche se noi le nostre pretese sono modeste, non è che, però a volte anche siccome sono in modo a chiedere, quindi c'è anche il fatto della molteplicità dei soggetti, delle società che chiedono sempre le stesse ditte. Quindi però a vedere come è andata anche questa edizione, grandi numeri, grande soddisfazione, una bellissima giornata. Adesso vi riposate e poi l'anno prossimo tagliate il traguardo dei 20 anni. Esatto, sì, il prossimo anno i 20 anni, quindi dobbiamo pensare a questo avvenimento e cercare di fare una cosa un pochino più che ricordi un po' il ventesimo della nostra attività, anche se noi eravamo partiti negli anni 70, dopo è stata interrotta e poi l'abbiamo ripresa, per cui c'è stato un periodo di vacanza, quindi non è stata una fase continua, però ecco, adesso ormai è una decina d'anni che andiamo sempre di anno in anno. Insomma. Ci rivediamo l'anno prossimo. Senz'altro.